L'articolo 53 della Costituzione recita: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Se così fosse, e se non ci fossero i tristemente noti sprechi pubblici, morbo assai difficile da debellare, ogni cittadino italiano avrebbe un alto livello di servizi. Ma così non è. E non lo è, si dice, a causa degli evasori, affamatori del popolo, vampiri, che stanno distruggendo l'economia nazionale. Non si dice invece che il debito collettivo è gravato dagli assurdi sprechi pubblici, i cui benefici vanno ad uso di pochi noti e meno noti. Riguardo l'evasione, di quale evasione si sta parlando? Sicuramente di chi possiede auto di lusso, o barche, o proprietà immobiliari di alto valore e dichiara un reddito annuo di 10 o 20 mila euro. Questa è evasione scellerata. Ma no, si parla di evasione criminale anche per piccoli commercianti. Che a fronte della grande distribuzione, dovendosi barcamenare giorno dopo giorno per far fronte alle spese di gestione, affitto, luce, tasse comunali, magari non emettono qualche scontrino per caffè, quaderni, matassine di filo, cacciaviti, chiodi ed altro. Certo, anche questa è evasione, ma evasione da sopravvivenza. Perché se un autonomo deve lavorare 7 mesi solo per pagare le tasse, cosa deve fare per vivere e garantire alla sua famiglia una sussistenza decorosa? Non si può sopravvivere in Italia, che è oggi il paese più tassato d'Europa. Nelle cui casse statali converge quasi il 60% del prodotto lavorativo. Non dimentichiamo, è lo Stato al servizio del cittadino e non il cittadino suddito, inerme al servizio dello Stato, la cui politica, tra l'altro, serve per prolungare la pantomima della democrazia rappresentativa.